Buonasera a tutti, benvenuti alla prima di 6 lezioni del Master Breve in Trading Forex. Grazie a tutti i partecipanti per essersi iscritti, fa davvero piacere vedere una così forte affluenza a un evento davvero molto molto particolare, organizzato da Trend Online in collaborazione appunto con noi di TS Investing. Io sono Luca Di Scacciati, mi vedete anche qui nella foto e sono davvero contento di cominciare questo master che appunto come appunto è stato proposto è composto da 6 lezioni nelle quali appunto vedremo passo dopo passo tutti i punti fondamentali che ci consentiranno di prendervi per mano e portarvi ad una conoscenza dei mercati finanziari, ed in particolare del Forex, tale appunto da essere autonomi e riuscire a quantomeno pensare di fare questa attività in maniera seria e redditizia. Importantissimo, l'ultima lezione, ovvero la sesta lezione, si terrà qui da noi in Svizzera, a Chiasso, presso la nostra sede operativa e appunto avremo una preparazione molto molto alta, arrivando lì, quindi vi invito davvero, se volete fare questo percorso, fatelo bene, seguite ogni singola lezione. Abbiamo preparato per voi un programma che parte veramente dalle basi e appunto vi porterà a destreggiarvi nelle varie tecniche di trading e insomma davvero un percorso molto completo. Siamo contentissimi che Trend Online ci abbia chiesto di fare questa cosa in collaborazione proprio perché appunto non vediamo l'ora di avervi qui, di avervi presso la nostra sede proprio per vedere in funzione uno dei nostri migliori trading system, una delle nostre migliori strategie di trading applicate al mercato del Forex, con la quale tutti i giorni operiamo sui mercati. Come vi dicevo, questo master breve ha un obiettivo molto molto importante che è appunto quello di cominciare proprio dal basso e portare tutte le persone allo stesso livello, ad un livello molto alto. Quindi non vi preoccupate se non conoscete niente del trading sul Forex perché da oggi in queste 6 lezioni partiamo proprio da zero. E direi di cominciare subito per evitare appunto di perdere tempo in chiacchiere. Vediamo cosa dobbiamo sapere affinché possiamo cominciare a capire i mercati finanziari. Vedremo qualche slide per poi passare ai grafici veri. Utilizzeremo una piattaforma reale con grafici in tempo reale del Forex, così proprio da vedere cosa succede anche in tempo reale sui mercati. Allora, l'analisi tecnica, che cos'è? L'analisi tecnica è lo studio del movimento del mercato tramite l'uso sistematico di grafici, allo scopo di prevedere le tendenze future dei prezzi. Questa è l'analisi tecnica. Abbiamo dato la definizione di analisi tecnica, ovvero una tecnica, appunto, che attraverso lo studio dei grafici consente di prevedere, o comunque dovrebbe consentire di prevedere, le tendenze future dei prezzi. Quindi, cosa molto importante, l'analisi tecnica non è una scienza, quindi non è come la matematica dove 2 più 2 fa 4. L'analisi tecnica è più un'arte dove attraverso l'andamento passato dei prezzi, che vengono appunto disegnati sul grafico, riusciamo ad interpretarli e abbiamo come obiettivo quello di prevedere i prezzi futuri. Ma quindi l'analisi tecnica, affinché venga capita, l'analisi grafica, si basa su 3 premesse, che sono queste che vediamo qui. Ovvero, la prima premessa è che il mercato sconta tutto,
La seconda premessa è che i prezzi si muovono dentro un trend e la terza premessa è che la storia si ripete. Adesso andremo ad analizzare questi singoli 3 punti. Quindi non vi preoccupate, se c'è qualcosa che non vi torna potete utilizzare la chat che avete a disposizione. Perfetto, vedo che molti di voi la stanno già utilizzando. Siccome questa è una lezione base sull'analisi tecnica, vi chiedo gentilmente di non fare domande relative a previsioni sui mercati, su determinate azioni, eccetera. Quindi è molto importante. C'è qualcuno che mi sta facendo qualche domanda sulle azioni. Ecco, questo è un master Forex, quindi di azioni qui non ne parliamo. Mi raccomando, vediamo, c'è qualcuno che si lamenta dell'audio, io non rilevo problemi. Per Elio puoi tranquillamente richiedere il PDF o comunque questa presentazione, quindi poi vi lascerò i miei recapiti. Benissimo, ok. Vediamo se c'è qualcuno. Immagino che sentiate tutti quanti perché, appunto, vediamo se mi date conferma. Sì, tutti mi sembra che sentano, nessuno ha problemi. Perfetto, quindi cominciamo. Riprendiamo meglio. Appunto, questi sono i 3 principi fondamentali su cui si basa l'analisi tecnica. Il mercato sconta tutto, i prezzi si muovono dentro un trend e la storia si ripete. Allora, vediamo i singoli punti. Il mercato sconta tutto, che cosa significa? È un'affermazione basilare per appunto premettere l'analisi tecnica. Infatti l'analista tecnico è convinto che nei prezzi di borsa siano già incorporati tutti i fattori di tipo fondamentale politico-psicologico, ovvero cosa significa? L'analista tecnico pensa che condensato nel prezzo ci siano tutte le informazioni disponibili in quel preciso istante su quel determinato mercato. Per farlo ancora più semplice, per esempio, prendendo il grafico dell'euro-dollaro, in qualsiasi momento l'analista tecnico pensa che sia inutile andare a guardare le notizie perché all'interno del prezzo le notizie vengono già scontate. Questo è un punto molto forte dell'analisi tecnica perché appunto va completamente contro quello che per esempio invece racconta la teoria del random walk, ovvero random walk significa camminata casuale. È una teoria appunto che sostiene che i prezzi vadano assolutamente a caso. Al contrario, l'analisi tecnica dice appunto questo, ovvero dice che all'interno del prezzo tutto è scontato. Ok? Quindi insomma è davvero un punto molto importante perché di fatto l'analista tecnico non ha bisogno di nient'altro che i grafici per fare trading. Poi vedremo che con i mercati moderni tante volte, e personalmente anch'io lo faccio, si vanno un po' ad unire quelle che sono analisi tecnica e fondamentale per avere un parere e un'opinione ancora più forte. Se qualcuno di voi già conosce me, conosce la società per cui lavoro, che appunto TS Investing, saprà che il lunedì alle ore 18 tengo insieme al mio collega Enrico Lanati un webinar, appunto il webinar del lunedì, dove facciamo il punto sui mercati e facciamo le previsioni per la settimana che sta per cominciare. Ecco, il mio collega Enrico
ha una visione molto più fondamentale, quindi è una persona che studia i dati economici, studia le notizie, guarda le notizie che usciranno. Io al contrario sono un purista dell'analisi tecnica. Vediamo, provo a aumentare l'audio sperando di non fare disastri. Ok. Ecco, quindi io sono più un purista dell'analisi tecnica. Tante volte abbiamo visto nell'ultimo anno, appunto da quando facciamo questo webinar il lunedì, che tra l'altro è gratuito e vi invito a partecipare, dopo vi darò i riferimenti per partecipare, ci siamo accorti appunto che quando l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale vanno nella stessa direzione, ovvero dicono la stessa cosa, raramente sbagliamo. Quindi comunque non vi preoccupate che andremo a sviscerare nel corso di queste 6 puntate tutto quanto e sono convinto che alla fine di queste 6 puntate vi sentirete soddisfatti e vi sentirete autonomi nell'operare. Quindi il mercato sconta tutto, all'interno del prezzo sono presenti, sono condensate tutte le informazioni disponibili sul mercato. Quindi è per mezzo dello studio dei grafici, appunto supportati poi anche dagli indicatori tecnici, gli analisti riescono a capire quale direzione il mercato intende prendere. Quindi senza guardare i giornali, senza guardare le notizie. Il secondo punto, i prezzi si muovono dentro un trend. E questo è chiaramente uno dei punti fondamentali dell'analisi tecnica. Infatti, l'analisi tecnica, l'essenza dell'analisi tecnica è appunto identificare un trend sin dai suoi primi movimenti, appunto per investire nella sua direzione primaria. Vi faccio un esempio andando a vedere dei prezzi reali. Questo è il grafico dell'euro-dollaro, questo qui è un grafico giornaliero, come possiamo vedere. Ecco qua. Il grafico che vediamo appunto parte a luglio scorso, quello che vediamo in corso è un trend rialzista, fatto chiaramente di alti e bassi, ma è un trend rialzista. Come si fa a dire che è un trend rialzista? Entreremo poi nel dettaglio, però è molto semplice perché semplicemente si vede i prezzi, vediamo se riesco a disegnare, ecco qua, abbiamo dei prezzi. Ecco qua. Abbiamo i prezzi attuali, 1,3757, tra l'altro oggi i prezzi sono saliti molto. All'inizio del grafico i prezzi erano qua, quindi è successo questo, i prezzi sono saliti. Questo è un trend al rialzo, molto semplicemente. Tante volte nei corsi che tengo le persone mi chiedono: ma non c'è un modo semplice e banale affinché io possa individuare i trend? Sì, c'è, il modo c'è ed è semplicissimo. Fate vedere il grafico ad un bambino. Se voi davanti a questo grafico ci mettete un bambino e chiedete cosa sta facendo questo grafico, un bambino vi risponderà: questo grafico sta salendo, perché non è condizionato da tutte le informazioni che noi abbiamo dai telegiornali, l'economia che va male, l'Europa che tra un po' si sfalda, l'Italia che esce dall'euro, la Grecia che fallisce. No, il bambino guarda il grafico e vede un numero che sta salendo. Questo è il vero trucco per individuare i trend. Ed è, se ci pensate, l'essenza proprio dell'analisi tecnica, è l'essenza dell'analisi dei grafici. È proprio questa, non farsi influenzare dalle notizie esterne, proprio perché, come abbiamo detto, all'interno dei prezzi sono presenti tutte le informazioni che necessitiamo per fare trading e lasciamoci condizionare solo dal prezzo. Quindi i prezzi si muovono in trend, quello che noi dobbiamo cercare di fare attraverso lo studio dei grafici è proprio individuare i trend. E questo lo faremo nel corso di tutto questo corso, perché alla fine quello che noi facciamo
e faremo è cercare di individuare i trend nel momento in cui nascono e cavalcarli. Altro punto fondamentale dell'analisi tecnica è che la storia si ripete. Quindi quello che noi impariamo dal passato lo vedremo sicuramente nel futuro. La borsa, in generale, i prezzi, i mercati finanziari, in particolare il Forex, sono fatti appunto di persone e i comportamenti delle persone tendono a ripetersi. Quindi tendenzialmente i comportamenti dei prezzi tendono a ripetersi. Quindi importantissimo. Se noi volessimo paragonare o comunque cercare di capire ancora meglio che cos'è l'analisi tecnica, dobbiamo dire qual è la differenza tra analisi tecnica e fondamentale. L'analisi tecnica, come vi ho detto, è un'arte che attraverso lo studio dei prezzi cerca di individuare l'andamento futuro. Al contrario, l'analisi fondamentale è una tecnica, anche in questo caso non è una scienza, è un'arte, diciamo, però è più basata sui numeri, quindi non possiamo chiamarla arte. L'analisi fondamentale è basata sullo studio delle forze economiche, della domanda e dell'offerta che causano il movimento di prezzi. Ok, quindi molto semplicemente in questo caso con l'analisi tecnica si va a individuare un prezzo e si guarda se sale o se scende, molto semplicemente. Con l'analisi fondamentale invece si va sotto i prezzi e si va a vedere quali sono le forze economiche che vanno a influenzare la domanda e l'offerta. Infatti, l'analisi fondamentale che cosa dice? L'analisi fondamentale ha come obiettivo quello di individuare il prezzo giusto di un'azione, di una materia prima, di un cambio, se parliamo di Forex, e basare le proprie conclusioni su questo prezzo fondamentale, tra virgolette, che è appunto il prezzo di riferimento sul quale poi si decide di andare al rialzo o al ribasso. Vi faccio un esempio molto semplice prendendo il mercato azionario, che è quello che un po' tutti capiamo di più perché è quello che tutti conosciamo un po' meglio. Se per esempio l'analisi tecnica mi dice di comprare il titolo Apple o il titolo Monte dei Paschi, visto che c'era qualcuno che prima mi chiedeva di Monte dei Paschi, perché il prezzo è salito, o perché ha rotto una media mobile, insomma, per uno dei motivi che vedremo nel corso di questo master, l'analisi fondamentale mi dice: guarda che il valore fondamentale del titolo Monte dei Paschi è, per esempio, 5 euro, adesso non lo so, se va sotto 5 euro compralo, se va sopra 5 euro vendilo. Ok? Quindi sono proprio due concetti diversi che servono. Che servono appunto per cercare di guadagnare sul mercato. Bene, Massimo, non ti preoccupare, il materiale te lo spediamo, non preoccuparti, anche perché non è che ci sia granché di materiale. L'importante è che mi ascoltate e che nel corso dei prossimi 6 appuntamenti vi chiariate ogni dubbio. C'è Diego che mi dice: Luca, ti do del tuo 24 anni. Il master è basato sul Forex o parlerai anche di azionario e obbligazionario? No, è solo sul Forex. La puntata di oggi, che è la prima, diciamo, fa anche degli esempi un po' più generali perché oggi vediamo le basi dell'analisi tecnica. Tra l'altro ti ricordo che che l'ultima lezione presso di noi, presso i nostri uffici, è gratuita per i ragazzi under 25, quindi se hai 24 anni per te l'ultima lezione è gratuita e vi ricordo che rilasceremo anche il diplomino, tra virgolette, quindi l'attestato appunto che appunto dirà che siete stati qui. Lo facciamo gratuito proprio perché lo facciamo gratuito per i ragazzi under 25 perché sappiamo che può essere utile anche per cercare un lavoro.
Marcello, sì, l'analisi fondamentale serve per il trading di lungo periodo, proprio perché attraverso, per esempio, lo studio dei bilanci di un'azienda, tu davvero riesci a capire qual è il livello sotto il quale è giusto investire in una determinata azione. Non ci perdiamo però nell'analisi fondamentale perché siamo qui a parlare appunto di analisi tecnica che è la base per fare trading sul Forex. Quindi è assolutamente la base proprio che dovete sapere per riuscire a destreggiarvi tra i mercati. Bene, allora passiamo a parlare della teoria di Dow, che anche in questo caso è la teoria sulla quale si basa di fatto l'analisi tecnica. Io mi ricordo quando cominciai a studiare l'analisi tecnica, mi ricordo benissimo che una volta capita la teoria di Dow, ogni volta che vedevo per esempio una figura dell'analisi tecnica che tracciava una trend line, mi accorgevo che dietro ogni figura, ogni trend line, ogni cosa che vedevo all'interno dei grafici c'era la teoria di Dow. Quindi dovete assolutamente capirla e dovete assolutamente farla vostra. La teoria di Dow si basa su questi quattro principi che vediamo qui in questo momento, ovvero gli indici scontano tutto, gli indici prezzi, come abbiamo già visto, quindi all'interno del prezzo sono presenti tutte le informazioni che appunto riguardano quel determinato prezzo. Il mercato ha tre trend. Cosa significa? Che il mercato si muove in tre modi sostanzialmente. Facciamo le cose semplici. Che cosa fanno i mercati? I mercati fanno tre cose. Salgono, rallentano e vanno in laterale, detta anche questa fase distribuzione. Dopodiché possono scendere. I mercati fanno queste tre cose, non fanno niente di diverso. Quindi, quando una volta che avrete capito l'analisi tecnica e una volta che avrete imparato bene a destreggiarvi tra i grafici, avrete la tentazione di incasinarvi la vita, avrete la tentazione di andare a trovare qualcosa di sempre più difficile per cercare di capire meglio e cercare di riuscire sempre di più a fare meglio. Ricordatevi sempre questo: i mercati salgono e scendono, non fanno nient'altro. E i mercati per salire devono salire e i mercati per scendere devono scendere. Quindi fanno due cose, vanno su e vanno giù. Noi dobbiamo scegliere, dobbiamo puntare, tra virgolette, su una di queste due cose. Quindi, quando avrete la tentazione di incasinarvi la vita, vi parlo per esperienza, incasinatevela pure, ma non preoccupatevi che tempo poco tornerete a utilizzare le cose semplici. E tante volte, quando sarete dei bravi trader, vi verranno in mente le mie parole. E vi direte, cavoli, ma aveva ragione Luca, dopo tanto tempo che sto usando, tanto che sto facendo trading e dopo tanto tempo che mi sto incasinando la vita, alla fine tornerete ad utilizzare le cose semplici che magari abbiamo visto anche oggi. Quindi davvero, io proprio vi parlo per mia esperienza, mi dilungo magari un pochettino oggi su quella che appunto è la mia esperienza, proprio perché oggi è la lezione introduttiva, vedremo anche poi cosa vedremo nelle prossime lezioni, però è molto importante perché mettiamo le basi, le fondamenta per il percorso che abbiamo davanti. Quindi è davvero
Io ho fatto un periodo dove il mio primo periodo chiaramente ho imparato l'analisi tecnica, ho imparato le cose che sto spiegando a voi oggi, poi ho fatto tutto un periodo che è durato anche parecchio, perché è durato circa un anno e mezzo, due, dove ho cercato teorie assurde, addirittura sono arrivato a calcolare i cicli delle macchie solari per prevedere gli andamenti in borsa. Poi un giorno ho capito che stavo perdendo tempo, ho buttato via tutto e sono tornato a fare le cose semplici, a tracciare le trend line, a studiare la teoria di Dow, a vedere i massimi e minimi decrescenti, queste cose molto molto semplici. Quindi imparatele bene perché sono assolutamente l'essenza del mercato. Ok, poi andiamo avanti, cancelliamo qui i disegni, perfetto. Il trend primario appunto ha tre fasi, questo è importante, e un trend è in atto fino a che non esiste un segnale definitivo di inversione. Ok, quindi molto semplicemente in questo caso la teoria di Dow che cosa dice? La possiamo riassumere un pochettino. La teoria di Dow dice una cosa molto molto semplice, dice che un trend quando è al rialzo deve segnare massimi e minimi crescenti. Vedete? Massimo, massimo, massimo. Minimo, minimo e minimo. Sono massimi crescenti, quindi uno superiore a quello precedente, minimi crescenti. Questo è un trend al rialzo. Al contrario, un trend discendente, quindi al ribasso, segna massimi e minimi decrescenti. Cosa significa? Massimo, massimo, massimo decrescente, minimo, minimo, minimo decrescente. Questa è la teoria di Dow. Fino a che i prezzi vanno in questa direzione, il trend è ribassista. Questa informazione io ci sto mettendo così tanta enfasi perché è importantissimo, è esattamente il concetto che vi dicevo prima del grafico. Se voi fate vedere questo grafico a un bambino, vi dice che sale. Probabilmente se io vi avessi fatto questa domanda, ma questo grafico com'è? Sale o scende? Alcuni di voi mi avrebbero detto, è salito ma scenderà, è sceso ma forse tornerà a salire. No, questo ha massimi e minimi crescenti, ok? Ecco qua, massimo, 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 minimo, minimo, minimo. Questo è un grafico che sta salendo. Qui la teoria di Dow ci dice che sull'euro-dollaro giornaliero la tendenza è rialzista. Poi chiaramente qui siamo in una fase anche un po' laterale, li vedremo con calma. Oggi voglio dedicare energie proprio alle basi e ai concetti fondamentali che regolano appunto i mercati finanziari. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Allora, c'è Nick che dice dovrebbe essere gratuito per tutti e non sotto i 25 anni perché questa discriminazione. No. Vabbè. Allora, Alberto parla di manipolazioni del mercato, oggi non ne parliamo di questa cosa. Ecco, Angelo chiede delle delucidazioni sulla questione appunto che nel Forex gli indici scontano tutto. Molto semplicemente, Angelo, è un assunto dell'analisi tecnica dire che all'interno appunto del prezzo sono presenti tutte le notizie disponibili su quel determinato strumento. Nel caso dell'euro-dollaro, mettiamo un grafico a 5 minuti,
Cosa dice l'analisi tecnica? L'analisi tecnica sostanzialmente dice una cosa molto semplice, dice non te ne deve fregare niente del motivo per cui i prezzi hanno fatto questo movimento. Fregatene, cosa te ne frega? Sapere che questi prezzi sono saliti perché la Yellen ha fermato il tapering piuttosto che Obama si è arrabbiato con le... Non ce ne frega, l'analisi tecnica dice, signori, i prezzi possono salire o possono scendere, a noi non ci frega perché sono saliti o sono scesi, abbiamo tutti gli strumenti per sfruttare questi movimenti senza sapere il perché si sono generati. Questo significa appunto, fare analisi tecnica. Ecco, scusate se ogni tanto mi interrompo perché vedo le domande. Esatto, esattamente, perfetto. Ci sono... Ok. C'è Shock che mi chiede da quanto tempo faccio il trader. Guarda, io faccio trading da quando avevo veramente 16 anni. Ho perso un sacco di soldi, ho imparato tantissimo. Faccio trading veramente da più di 10 anni, non mi ricordo neanche. È talmente tanto tempo che faccio trading che non mi ricordo neanche bene quando ho cominciato. Quindi è davvero passato tanto tempo. Comunque oggi ho 29 anni, quindi sono passati più di 10 anni sicuramente da quando faccio trading e faccio trading seriamente. Vediamo. Marcello fa una domanda sul trading intraday, però è presto, aspettiamo, il percorso è ancora lungo prima di arrivare al trading intraday. Quindi benissimo, abbiamo questi punti, abbiamo visto che la teoria di Dow dice una cosa molto semplice, ovvero che i trend, i prezzi per salire devono salire e segnare massimi e minimi crescenti, per scendere devono segnare massimi e minimi decrescenti. Quindi questo è un qualcosa di molto 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 importante. Se fossimo, se avessimo fatto questo corso 20 o 30 anni fa, avremmo parlato anche di volumi, ovvero delle quantità scambiate di un determinato strumento finanziario. Oggi con il Forex parlare di volumi non ha molto senso, perché non si sa bene di preciso quanti volumi vengono scambiati durante il giorno. La stessa cosa vale anche per le azioni, perché oggi come oggi la stessa azione viene scambiata su più mercati e quindi purtroppo quello che un tempo era un indicatore complementare del trend, ovvero i volumi, oggi non è più disponibile, perché sarebbe come utilizzare un'informazione falsa, perché di fatto nessuno sa quanti volumi sono in giro sul Forex, soprattutto dato che il mercato del Forex è un mercato OTC, quindi OTC, ovvero over the counter, e quindi tante transazioni vengono regolate al di fuori di quello che è il mercato interbancario. Quindi il volume nel Forex tendenzialmente non lo utilizziamo. Il punto 4 è fondamentale per quanto riguarda l'analisi tecnica, e dice un trend è in atto fino a che non esiste un segnale definitivo di inversione. Che cosa significa? Prima abbiamo disegnato il trend, per esempio, al ribasso. Eccolo qua. Un trend è in atto fino a che non esiste un segnale definitivo di inversione. Cosa vuol dire? Se questo qua è l'ultimo punto, l'ultimo massimo che hanno segnato i prezzi, il trend è definitivamente invertito quando questo punto viene rotto. Punto fondamentale dell'analisi tecnica. Un trend è in atto fino a che non esiste un segnale di inversione. È importantissimo, cercate di tenervi in mente questa frase perché tante persone cercano, sbagliando, di azzeccare
il punto minimo per cercare di fare il colpaccio. No, attenzione, perché cercare di entrare al rialzo in questo punto è come prendere un coltello mentre sta cadendo. Ok, vi può riuscire una, due, tre volte, ma su 10 volte siete perdenti. E se voi prendete un coltello mentre cade, tendenzialmente vi taglierete. Quindi, per operare in trend, bisogna aspettare sempre che il trend sia cambiato. E, appunto, affinché un trend finisca, deve esserci un segnale definitivo di inversione. Oggi vediamo quelli che sono i punti salienti. Nel corso di queste lezioni vedremo poi come metterli in pratica. Ok, quindi non vi preoccupate se oggi vi sembra un po' teorica magari la lezione, ma da qui in poi saranno poi tutte molto più specifiche e pratiche. Bene, qui abbiamo appunto due esempi, uno di inversione ribassista e uno di inversione rialzista. Vediamo se c'è qualche domanda, le domande sono tantissime. Angelo chiede quanto durano i trend, adesso lo vedremo perché parleremo di time frame e di grafici. Shock dice, è vero che le tendenze devono essere confermate dai volumi? È verissimo se parliamo di trading, per esempio, sull'azionario. Sul Forex, però, parlare di volumi è anche un po' stupido. Mirko chiede se il trend lo prendiamo in riferimento a un grafico giornaliero. Adesso ci arriviamo, Mirko. Ecco, Roberto giustamente dice, i 25enni lo fanno gratis perché si presume che sopra i 25 anni uno abbia un minimo di sostanza propria. Esatto. E poi devo dire così, giusto un minuto di gossip, io ho deciso di farlo gratis ai ragazzi sotto i 25 anni perché quando ero piccolino, quando ho cominciato, Giuseppe Migliorino, che è il mio maestro, organizzò un master di borsa per ragazzi under 25 e fu gratis. Quindi, quando mi hanno proposto di fare questo master, mi è sembrato giusto ricambiare, tra virgolette, il favore, dato che la mia carriera è partita da lì, ricambiare il favore e dare questa possibilità anche a qualcuno che avesse 25 anni oggi, o meno di 25 anni. Allora, benissimo, siete in tantissimi che mi state chiedendo informazioni riguardo alla durata dei trend, adesso ci arriviamo. Alberto dice sul Forex le statistiche dicono che i trader che non perdono soldi si avvicinano allo zero. Sì, è vero Alberto, hai assolutamente ragione e ti spiego anche perché molto velocemente. Tante persone perdono tanti soldi perché si avvicinano al Forex in maniera sbagliata. Ti faccio un esempio molto semplice. Mettiamo il caso che tu sei un neopatentato e io ti do in mano una Ferrari e ti dico di andare forte, sicuramente tu ti ammazzi. È colpa di chi ti ha messo in mano la Ferrari o è colpa della Ferrari? È sicuramente colpa di chi ti ha messo in mano la Ferrari. Quindi, non è. La Ferrari rimane una bellissima macchina sportiva, ma questo non vuol dire che non possa essere usata come un'arma. La stessa cosa è il Forex. Il Forex, permette davvero di fare grandissime cose, ma bisogna studiarlo e bisogna, studiarlo in maniera seria. Il fatto che voi siete qui oggi, così tanti, a studiarlo è già il primo passo affinché questa attività venga fatta in maniera seria e professionale. Non è colpa di chi lo fa in maniera seria e professionale come voi o come me se ci sono 100 pirla, scusate la parola, che mettono 50 euro, pensano di essere al casinò e poi vanno anche a lamentarsi che hanno perso. È normale.
Le lezioni sono registrate, sì. Vediamo. Allora. Bene, 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 bene. Allora. Andiamo avanti, bene, abbiamo fatto fuori quasi tutte le domande, benissimo. Quindi abbiamo visto il trend è formato appunto da tre fasi: rialzo, lateralità, ovvero appunto il movimento centrale dove i prezzi distribuiscono, si dice anche in gergo tecnico, e ribasso. Fino a che quindi abbiamo il rialzo qui davanti, perfetto. Chiaramente questo concetto che abbiamo disegnato qui vale anche ribaltato al contrario e qui abbiamo due begli esempi. Abbiamo un esempio appunto di rialzo, abbiamo la nostra bella lateralità e guardate cosa succede, a un certo punto non ci sono più massimi e minimi crescenti, ma appunto abbiamo una fase confusa. Laterale, appunto, e poi l'inizio della fase ribassista con la rottura del minimo precedente. La stessa cosa succede al contrario, quindi prezzi che arrivano dall'alto, quindi ribasso, fase laterale, rottura del minimo precedente e rialzo. Eccole qua disegnate le tre fasi. Alla fine di questo corso voi saprete individuarle bene e saprete utilizzarle ancora meglio. Ok, benissimo. Andiamo avanti. Allora, l'analisi tecnica, abbiamo visto che cos'è, abbiamo visto i principi base, abbiamo visto la teoria di Dow, ovvero quello appunto il motore che sta sotto i prezzi. Abbiamo due tipi di analisi tecnica, importantissimo fare questa distinzione perché abbiamo un'analisi tecnica, un'analisi dei prezzi pura, quindi un'analisi tecnica pura che utilizza solamente i prezzi, ok? E un'analisi dei prezzi con algoritmi, quindi un'analisi tecnica dove utilizziamo per esempio gli indicatori, gli oscillatori, sicuramente ne avrete sentito parlare dello stocastico, le bande di Bollinger, il MACD, insomma ce ne sono davvero tantissimi. Durante questo corso impareremo ad utilizzarli tutte e due, sia l'analisi tecnica dei prezzi pura, quindi con lo studio e l'utilizzo delle figure dell'analisi tecnica, come per esempio il doppio massimo, il doppio minimo, il testa e spalle, i triangoli, che sono la mia figura preferita, e impareremo anche a utilizzare l'analisi dei prezzi con gli algoritmi, quindi utilizzeremo lo stocastico, l'RSI, le bande di Bollinger, insomma vedremo proprio tutto. È importante però ricordarsi appunto questa cosa, ovvero che l'analisi tecnica è divisa in due grosse parti. Possiamo fare un'analisi tecnica dei prezzi pura, quindi solamente guardando il prezzo, e possiamo fare un'analisi tecnica con gli algoritmi. Attenzione, importantissimo. Questi due tipi di analisi tecnica convivono molto bene e noi impareremo ad utilizzarle anche insieme, esattamente come potremmo usare l'analisi tecnica fondamentale nello stesso momento, riusciremo anche a utilizzare sia i prezzi che gli algoritmi nello stesso momento e vedrete che farà la differenza. Importantissimo. Passiamo adesso a parlare dei grafici, proprio perché attraverso lo studio dei grafici possiamo rispondere anche a tutte le domande che qualcuno di voi mi ha fatto prima. Per esempio, ecco qua, per esempio, come dicevamo prima, tanti mi hanno chiesto ma su quale time frame bisogna operare, su quale grafico bisogna operare, quanto durano i trend. Allora, importantissimo, per costruire un grafico andiamo sulla piattaforma che così vediamo subito. Allora, quella che vedete qua intanto è la piattaforma TigerTrader,
del broker Taurus Trading, che è la piattaforma che io utilizzo per fare trading. La utilizzo per vari motivi, i più immediati sono che ha degli spread strettissimi e per fare trading, per guadagnare, abbiamo bisogno di spread bassi. È molto semplice da usare e consente anche di avere le opzioni binarie all'interno dello stesso conto. Punto. Questi sono i motivi per cui la uso. Detto questo, andiamo a vedere i grafici. Ecco qua. Perfetto. Allora, partiamo proprio dalle basi. Sull'asse di destra, questo, parliamo molto semplice perché anche così se c'è qualcuno che non ha dei concetti matematici non c'è problema. Sull'asse destro, qua, questo che vediamo qui, ci sono i prezzi, eccoli qua, i prezzi dello strumento che stiamo analizzando. In questo caso siamo sull'euro-dollaro, ok? Qui invece sull'asse in basso ci sono gli orari. E qui, appunto, cominciamo subito a vedere una cosa molto particolare, perché per esempio questo è un grafico ogni 5 minuti. Cosa significa? Il grafico ogni 5 minuti vuol dire che registra quello che è successo negli scorsi 5 minuti, appunto, di 5 minuti in 5 minuti. Per esempio, se noi prendiamo una candela, vediamo per esempio com'è fatta. Allora, diciamo che di base i primi grafici di borsa venivano rappresentati a linea. Ok? Questo cosa significa? Significa che ogni 5 minuti, per esempio in questo caso, viene registrato il prezzo di chiusura di quel determinato 5 minuti. Quindi ogni 5 minuti si segna il prezzo. Ok? Il time frame che cos'è? Il time frame è l'asse temporale su cui viene registrato questo dato. I grafici possono essere, per esempio, giornalieri, il che significa che ogni giorno, a fine giornata, viene registrato il valore in cui si trova lo strumento finanziario che stiamo analizzando. Un grafico a 8 ore fa la stessa cosa, ma registra il prezzo ogni 8 ore. Il grafico ogni 4 ore registra il prezzo ogni 4 ore, il grafico a 2 ore lo registra ogni 2 ore e così via via fino addirittura al grafico 1 minuto, dove il prezzo viene registrato ogni singolo minuto. Ok? Quindi questo è il concetto di time frame. Qual è un grafico giusto? Qual è un grafico sbagliato? Allora, non esiste un grafico giusto e sbagliato. Se volete fare operazioni a lungo termine, quindi di posizione per guadagnare sui trend di lungo periodo, ok? Bisogna utilizzare dei grafici lunghi, quindi dal giornaliero in su. Abbiamo il settimanale e il mensile. Se invece volete fare trading intraday, potete utilizzare dei grafici che vanno dai 5 minuti al 4 ore. Vi sconsiglio di utilizzare grafici al di sotto dei 5 minuti, perché sono difficili da usare per un professionista, figuriamoci per chi comincia. Ora, detto questo, appunto, vediamo se c'è qualche domanda. Alberto chiede quali sono i miei indicatori preferiti, lo vedremo più avanti. Ansel chiede se c'è la demo di questa piattaforma. Sì, certo. Anzi, se volete richiederla, vabbè, dopo lo vediamo, dopo vi do tutto quanto. Alberto chiede se ci sono degli orari in cui consigli di non operare. No, per adesso non parliamo di orari, non facciamo considerazioni. Bogdan ci chiede se si farà l'analisi delle candlestick, certo, assolutamente, è proprio in programma.
Quindi torniamo sul grafico. Abbiamo visto appunto grafico, il time frame. Il time frame è molto importante perché noi, per esempio, guardate per esempio oggi il grafico a giornaliero ci dice che il prezzo è a 37,56. Ieri era a 37, l'altro ieri era a 36 e a 35,75. Quindi il time frame è importante perché se noi vogliamo sapere cosa ha fatto un grafico in un giorno solo, va benissimo. Però c'è appunto la possibilità di vedere anche altri tipi di grafico. Il migliore, a mio avviso, è proprio il grafico a candele giapponesi. Perché? Perché non ci dà solamente un'informazione sola, come per esempio ha fatto il grafico a linea, ma ci dice durante tutto il giorno, per esempio, che cosa hanno fatto i prezzi. Guardate per esempio questa candela qui indicativa della giornata di oggi. Nel grafico a candela vediamo tutte le informazioni disponibili riguardo la giornata, ovvero guardate qua nella tabella che si apre in piattaforma. Abbiamo apertura 1,3703, quindi sappiamo a che prezzo questa candela ha aperto. Abbiamo il massimo 1,3770, i prezzi oggi sono andati fino a 1,3770. Abbiamo il minimo 36,94 e la chiusura. Questa candela è molto più completa del grafico a linea perché non ci dà solo l'informazione di chiusura, ma ci dice anche cosa è successo durante la giornata. Per esempio, adesso vi faccio capire esattamente il concetto di time frame. Guardate questa giornata, oggi. I prezzi hanno aperto a 37,04, sono scesi fino a 36,92, 93, sono saliti fino a 37,70 e in questo momento sono a 37,55. Quando avrete un po' più di esperienza, in questa candela riuscirete a vedere il movimento di tutta la giornata. Io adesso vi faccio vedere il grafico a 15 minuti, questo è un grafico giornaliero, vi faccio vedere il 15 minuti e guardate, i prezzi hanno aperto qua. 37,05, sono scesi fino a 36,94 come abbiamo visto prima, sono saliti fino a 37,70 e adesso sono qui. Vedete che cos'è questa? È esattamente una candela, come quella che abbiamo visto prima, perché i prezzi hanno aperto qua, sono scesi fino a questo minimo, poi sono saliti. Scusate che ho sbagliato, rifacciamo. I prezzi hanno aperto qua, sono scesi fino qua, adesso sono saliti, ok? Ecco qua che si comincia a disegnare la candela, hanno fatto un massimo qua, sono di nuovo scesi e adesso sono qua. Con il grafico a 15 minuti voi vedete dentro questa candela. Io vi faccio vedere il giornaliero, eccolo qua. Vedete che si è disegnata una candela esattamente come quella che è disegnato il 15 minuti? Questo concetto è importantissimo perché è il concetto della matrioska. Tutto quello che impareremo durante questo corso è applicabile a qualsiasi time frame. Voi lo potete applicare al grafico giornaliero, voi lo potrete applicare al grafico settimanale, ma anche al grafico a 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, orario, 4 ore, eccetera. Nell'analisi tecnica vale il concetto della matrioska, ovvero se andiamo sempre più in basso c'è sempre una bambola più piccola. Questo è basilare, un concetto fondamentale dell'analisi tecnica che noi utilizziamo spesso, anche perché spesso e volentieri andremo alla ricerca di conferme sia sui time frame superiori. Quindi facciamo finta che abbiamo trovato un bel segnale sul grafico a 15 minuti, andremo a vedere una conferma magari sul grafico orario a 4 ore e magari cercheremo di entrare meglio
utilizzando un grafico più piccolo, magari un minuto. Ecco qua. Bene. Nino dice, forse è più chiaro dire che una candela racconta tutto quello che è successo nei 5 minuti nel caso di un time frame a 5 minuti, dopodiché incomincia. Esatto, esattamente così. Esattamente così. Dopodiché incomincia a formarsi una nuova candela. Esattamente, Nino, hai proprio trovato le parole giuste. Una candela a 5 minuti racconta cosa è successo nei 5 minuti precedenti. Una candela a un giorno racconta cosa è successo nel giorno precedente. Perfetto. C'è Angelo che chiede, l'ombra che cos'è? Oh, l'ombra è una cosa molto interessante, perché l'ombra è un movimento che i prezzi hanno avuto, ma subito dopo sono tornati indietro. A me piace, mi hai dato proprio un assist a farmi questa domanda, perché a me piace pensare all'ombra come se fosse un dito che si scotta. Fate finta di essere davanti a un fornello, vi avvicinate con il vostro dito al fornello, quando sentite caldo vi ritirate subito col dito. È esattamente quello che l'ombra ci dice. I prezzi generano un'ombra quando toccano un punto caldo. Infatti, se voi ci fate caso, le ombre più pronunciate le troviamo sui massimi e sui minimi. Perché? Perché i massimi e i minimi sono punti caldi, dove i prezzi tendenzialmente vengono fatti rimbalzare. Vedete qua? Subito dopo quest'ombra pronunciata c'è un pronunciato ribasso. Ok? Importantissimo. Bene, allora torniamo sulla nostra presentazione. Eccola qua. Oh, no, non la vedo più. Eccola qua. Un attimo solo, scusatemi. Ecco qua. Niente, non riesco più a farvi vedere la presentazione, ma ci arriviamo. Un attimo solo. Vediamo, arrivo un secondo solo, che ahimè questo programma qui per fare le presentazioni non è. Vabbè, comunque, ecco qui tra l'altro trovate la mia email per eventualmente scrivermi. Vediamo. Ok, ecco, c'è Chris che ci chiede, in questo master si parlerà anche dell'Aiki Nashi, certo, assolutamente, tra l'altro nella piattaforma Tiger è un tipo di grafico che c'è, eccolo qua, l'Aiki Nashi, lo vedremo assolutamente, approfondiremo questo discorso. Oggi è stata una lezione assolutamente introduttiva. Mi serviva appunto farvi vedere le basi, diciamo, dell'analisi tecnica, mi serviva appunto farvi vedere i concetti fondamentali, come per esempio questo della matrioska su cui si baserà tutto il nostro corso, i tipi di grafici. Oggi abbiamo visto il grafico a linea e il grafico a candela. Nei prossimi incontri chiaramente vedremo tutti gli altri tipi di grafici, in particolare il grafico Aiki Nashi, che è un tipo di grafico che utilizziamo molto. Io spero di non avervi annoiato, anche se la lezione sicuramente è abbastanza semplice oggi. Mi auguro di vedervi nuovamente qui martedì prossimo alle ore 19, esatto, le lezioni saranno sempre martedì alle 19, quindi spero davvero di ritrovarvi. Spero che seguiate tutto questo corso insieme a me. Cercherò davvero di prendervi per mano e portarvi a diventare dei trader che se la sanno cavare sui mercati. L'agenda dei prossimi incontri
La vedremo poi anche, la vedremo di volta in volta. La prossima volta che cosa vedremo? La prossima volta vedremo esattamente come individuare un trend sui vari grafici, sui vari time frame. Vedremo esattamente i concetti di trend line, vedremo i supporti e le resistenze, vedremo i primi trucchetti per cominciare a operare su questi livelli fondamentali del trading. Insomma, vedremo davvero tante cose, vedremo anche delle prime tecniche di trading proprio basate sulle trend line. Insomma, sarà una puntata che comincerà a portarci all'interno del trading reale. Oggi è stata una puntata, tra virgolette, teorica, ma basilare, perché così partiamo tutti allo stesso livello. Io vi ringrazio, vi chiedo appunto di scrivermi una mail qualora abbiate bisogno di qualcosa, vogliate questa piccola presentazione, anche se davvero non è molto, insomma, non è così importante, ecco, se averci, però se ci tenete io ve la mando. Probabilmente nei prossimi giorni riceverete anche qualche comunicazione da parte nostra che magari vi chiederemo se volete provare la piattaforma Tiger, che è questa piattaforma che noi utilizziamo. È possibile, come dicevo prima, provare un conto demo, quindi eventualmente insomma, riceverete comunque qualche informazione da noi. Io vi invito a visitare il nostro sito internet che è tsinvesting.com, in particolare la parte seminari online. Qui sulla sinistra trovate un bottone giallo, cliccandolo trovate i nostri seminari online. Iscrivetevi soprattutto a quello aperto a tutti. Adesso non c'è ancora quello di lunedì prossimo, sarà online domani. È appunto la riunione del lunedì alle 18 di cui vi parlavo prima.